Amiche ed ascoltatori, amici assolutamente interessati a quello che è il mondo di medicina in Regione Lazio, bentornati, sono sempre Max per una nuova rubrica appunto tema medicina in compagnia di un esperto di settore, come sempre appunto vi ricordo poi al termine daremo anche i contatti, quindi prendete nota perché sicuramente potrebbe essere interessante per voi o per i vostri appunto contatti ricevere diciamo un supporto da parte della dottoressa Roberta Nale, specialista in ginecologia e ostetricia. Ciao Roberta, benvenuta. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie a te di aver accettato il nostro invito, di essere qui con noi per parlare nello specifico di quella che è una diciamo patologia in particolare della tua branca. Partiamo un po' dall'inizio però, presentati e raccontaci un po' la tua storia. Sì, allora io sono una specialista in ginecologia ostetricia che da circa un anno si trova a Roma e all'ospedale Cristo Re, e da circa un anno perché sono rientrata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove ho potuto conseguire la mia specializzazione e grazie alla collaborazione con gruppi di ricerca e validi professionisti ho potuto maturare le mie conoscenze in ambito di patologia ostetrica e la passione anche per questa branca della la ginecologia ostetricia, che è un mondo invece molto più vasto, per più ampio, sì. Sicuramente, quindi da andare poi ad approfondire, come dici tu, poi ecco, con quelli che sono sicuramente degli studi a Roma, Milano, un po' dappertutto, certo, quindi, certo. Giriamo ormai, bello, ci vuole, sì ci vuole anche per certo. Conoscere un po' tutti quelli che sono i pareri anche di professionisti, di anche mostri sacri in questo caso, che potrebbero essere a livello italiano. Siamo qui oggi appunto per fare un punto un po' più specifico su quella che è la preeclampsia. Sì, okay. È un argomento direi anche abbastanza un po' apparentemente di nicchia, ma che in realtà coinvolge una parte della popolazione femminile e che si affaccia ovviamente alla gravidanza, e una patologia che si presenta anche indipendentemente proprio dal fattore età. Esatto, io poi volevo un po' anche un po' per definire magari per chi non sa di cosa si parla, magari ragazze giovani che magari non ne hanno neanche mai sentito, innanzitutto certo. Definiamo un po' che cos'è. Allora, la preeclampsia è una patologia ostetrica per eccellenza, nel senso che non esiste preeclampsia in assenza di gravidanza, per okay. cui è proprio la patologia ostetrica per eccellenza, proprio per questo motivo, e ha una prevalenza nella popolazione generale del 3-5%, di solito è più tipica delle pazienti nullipari, si dice, cioè le pazienti che si affacciano alla loro prima gravidanza, che oggi sappiamo essere con un'età sicuramente più alta rispetto alle nostre mamme o sì, alle esatto. nostre nonne, quindi siamo ormai over 30 anni almeno, certo. ed è un disordine progressivo sistemico proprio della gravidanza, okay. che si manifesta con la comparsa di pressione arteriosa più elevata, cioè oltre 140-90 in una paziente che precedentemente era normotesa dopo la 20ª settimana di gestazione, associata poi ad alterazioni come la proteinuria o anche in assenza di proteinuria, ma associata a danno d'organo che può essere molteplice, come ad esempio un danno a livello epatico che si manifesta con un'alterazione delle transaminasi, o un danno a livello renale con un aumento della creatinina, o altre anomalie come può essere la piastrenopenia, o elementi che le pazienti, sintomi che le pazienti non devono sottovalutare, soprattutto nel terzo trimestre, sono delle cefalee importanti non responsive magari a terapia in pazienti che non avevano precedentemente questi disturbi, o alterazioni del visus o dolori addominali importanti che devono sempre, soprattutto nel terzo trimestre, riferire al proprio curante. Assolutamente, la cosa importantissima e fondamentale che noi diciamo sempre, ovviamente l'attenzione non è mai troppa, anche un po' se come si dice sempre, l'ansia non è sempre amica della guarigione, però da un certo punto di vista può essere sicuramente fondamentale rivolgersi subito alla propria professionista. Anche perché parlo soprattutto del terzo trimestre, perché per fortuna è vero che l'incidenza di questa patologia è appunto un 3-5%, però per fortuna nell'80% dei casi si manifesta poi a termine, quindi oltre la 37ª settimana, dove c'è un buon outcome anche materno e fetale, anche se entrambi, sia mamma che bambino, sono poi esposti
predisposti maggiormente a morbilità e mortalità. Differente invece è una forma più precoce, che per fortuna è una minoranza, cioè un 20% dei casi, che si manifesta invece entro la 34esima settimana, dove lì l'outcome materno e fetale, soprattutto fetale, è peggiore, data dalla restrizione di crescita e dalle che è tipica proprio delle forme precoci e dalle lesioni comunque vascolari placentari che si verificano e sono alla base poi di questo processo a sviluppo soprattutto precoce. Cosa si può fare per monitorare, quantomeno per evitare, o magari se è possibile anche precedere appunto queste patologie? Allora, diciamo che la preeclampsia è una patologia non del tutto prevenibile e prevedibile, nel senso che, come ho già detto, ci sono queste due forme ad insorgenza tardiva o una forma di insorgenza precoce. Nelle forme tardive generalmente i fattori materni sono i fattori eziologici principali, e per fattori materni intendo i fattori di rischio cardiovascolari, tant'è certo. Che ad oggi l'American Heart Association ha riconosciuto nella preeclampsia un elemento di rischio anche per sviluppo di complicanze cardiovascolari, soprattutto ipertensive a lungo termine nella donna, quindi al di là poi della gravidanza. E i fattori di rischio cardiovascolari sono sempre gli stessi, quindi il fumo, il peso della donna prima della gravidanza, l'incremento ponderale in gravidanza, l'indice di massa corporea, patologie metaboliche come il diabete o l'ipertensione cronica. Per cui in questa fascia di pazienti prevenire significa andare ad agire sui fattori di rischio già prima della gravidanza. Gravidanze. Quindi si può prevedere, ad esempio, in una paziente in sovrappeso che intraprende la sua prima gravidanza oltre i 35 anni e che magari è anche diabetica, certo, o fumatrice, posso prevedere sì l'insorgenza della preeclampsia a termine, posso prevenirla in parte se agisco su questi che sono i fattori di rischio correlati alla sua insorgenza. Diverso e forse più complicato invece è il fatto la parte della preeclampsia di insorgenza precoce, cioè prima della 34esima settimana, dove lì non sono tanto i fattori materni ma un'alterata placentazione alla base poi di lesioni vascolari placentari, comunque villose, che mi giustifica proprio l'insorgenza di questa patologia in una fase però precoce. Per cui negli ultimi anni è stato elaborato uno strumento di screening dalla Fetal Medicine Foundation che si può attuare nella stessa finestra temporale in cui viene attuato poi lo screening delle cromosomopatie, quindi in un'epoca molto precoce, 11-13 settimane, che è il periodo in cui poi avviene effettivamente una parte, diciamo, della placentazione. Cosa è importantissima appunto di cui appunto mi hai anticipato, appunto lo screening, perché poi da lì si possono veramente evitare, quantomeno, ma contenere, no? Complicanze. Sì, diciamo che l'obiettivo dello screening sarebbe quello di individuare i casi che trarrebbero poi un vantaggio dall'assunzione profilattica dell'acido acetilsalicilico, quindi la nostra aspirina, esatto, ad un dosaggio però di 150 mg al giorno, che se presa in questi casi individuati, quindi ad alto rischio di sviluppare una preeclampsia poi dopo la 34esima settimana o entro la 34esima settimana, hanno sicuramente una predizione, diciamo, di questo rischio, quindi la possibilità di ridurre i rischi di insorgenza della malattia di circa un 60%. Che non è poco, che non mi sembra per non niente poco. Non è poco, lo screening non è ovviamente del 100%, ha il suo tasso di falsi positivi di un 10%, per cui il rischio è quello magari di overtrattare anche pazienti che magari non l'avrebbero neanche sviluppata, però lo screening non è solo una parte, diciamo, cioè costa di diverse parti. Sicuramente l'anamnesi da fare alla paziente è fondamentale, di individuare quelli che sono i fattori di rischio appunto modificabili. Poi una parte si basa su esami di laboratorio specifici di fattori placentari e delle rilevazioni della pressione arteriosa media fatta al momento dell'esame, ma anche la valutazione ovviamente di ecografica fatta da un ecografista ginecologo esperto, tant'è che può essere sì accessibile a tutte le pazienti, ma in realtà di fatto non viene eseguita da tutti i ginecologi o nei centri di riferimento o da parte di ginecologi ecografisti certificati, perché ad oggi per poter eseguire lo screening bisogna appunto avere una certificazione, quindi il superamento di un esame, per cui non tutti poi i ginecologi lo possono fare. Chiarissimo, sì. questa è una cosa importante, e come vi dicevo appunto all'inizio, siamo ben fieri e ben lieti di darvi i contatti della dottoressa Nale, appunto per permettervi di raggiungerla direttamente e magari fissare anche quello che è un appuntamento in base appunto a dove vi trovate.
raccontate un po' anche quella della vostra situazione. Sicuramente potete contattarla al 349 457 7538. Se preferite, poi ovviamente potete mandarle una mail, quindi mettere già anche nero su bianco quelle sono necessità, piuttosto che poi poter condividere tramite allegati anche esami passati. Potete sicuramente scrivere a roberta.nale@gmail.com. dottoressa, veramente è stato un piacere, ci ha appunto chiarito anche quella che è una patologia che potrebbe interessare sicuramente a tutte le donne appunto in ascolto, e perché no anche ai mariti magari un po' così, che anche loro diciamo devono sostenere, ansiosi, che devono poter appunto anche sostenere in questi momenti le proprie compagne. Grazie, certo. Veramente, dottoressa. Grazie a voi per l'invito. E come sempre, ovviamente, ringraziamo anche voi. Ci vediamo e ci sentiamo al prossimo aggiornamento per Medicina Regione Lazio.